Sicuramente sul fatto degli allenamenti, sì, ma anche noi abbiamo i ragazzi che lavorano e si sono ritagliati il tempo per l'allenamento, si sono impegnati anche loro. Chiaramente abbiamo fatto una scelta diversa. Io comunque vado, faccio i complimenti alla Sampierana, al Cattolica, a tutte le squadre e in primis i complimenti li faccio al mio gruppo, che abbiamo sempre lavorato tutti quanti in sintonia, abbiamo formato una squadra eccezionale, ringrazio il Comune di Misano soprattutto, la società, il settore giovanile, sono i complimenti d'obbligo, diciamo, e chiaramente secondo me la differenza, oltre che sul fatto per riallacciarmi al discorso del lavoro, è stata sì il fatto che abbiamo creato una situazione diversa, ma soprattutto è stato perché ci siamo uniti tutti insieme e compattati. Quello è importante. Renzo, abbiamo parlato di eccellenza, ma non abbiamo detto, lo diciamo adesso, che il Forlì, con una giornata di anticipo, in virtù dei risultati di ieri, ha raggiunto la promozione. Il prossimo anno lo avremo in Serie D. Allora tutto secondo pronostico. Sì, il Forlì in quest'anno ha fatto una squadra veramente forte, anzi, dobbiamo dare merito a questo Cesenatico che l'ha tenuta, diciamo, a bada fino alla fine. Poi alla fine, diciamo, onestamente, tu lo sai meglio di me che per vincere un campionato ci vuole anche di fortuna, e il 70% è la squadra, il 30% è la fortuna. Probabilmente il Forlì ha avuto un po' più fortuna del In Cesenatico. ogni caso in bocca al lupo al Cesenatico perché Adesso sicuramente farà gli spareggi. farà gli spareggi e penso che alla fine ci arriverà. E sono convintissimo che in Cesenatico, il prossimo anno, sia Cesenatico sia il Forlì, li vedremo entrambi in Serie D. Va bene, andiamo in prima categoria, visto che qui invece è tutto.